Noi intanto ha fatto storcere il naso la vicenda legata alla liquidazione dell'ex amministratore delegato De Santis che, come ormai è noto, nelle settimane scorse è stato liquidato dopo solamente un anno e mezzo di lavoro con risultati non positivi e a fronte di questo è stato liquidato con 900.000 euro di liquidazione con un'azienda di proprietà pubblica, di maggioranza pubblica del 51%, in cui anche il Comune di Piacenza fa parte e dal quale ci aspettiamo e ci aspettavamo anche prima, diciamo, qualche presa di posizione nei confronti di questa cosa che grida davvero uno scandalo, perché 900.000 euro di incentivo a un manager che ha fallito gli obiettivi dopo un anno e mezzo ci pare davvero esagerato e in più gli è stato poi dato un altro contratto per il 2015 di altri 450.000 euro con un altro incarico, quindi questo davvero grida vendetta. Poi c'è un problema complessivo del costo complessivo dei manager, bisogna dire che in questi anni IREN ha ridotto gli stipendi anche ai manager della propria azienda rispetto a un panorama nazionale. Non è sicuramente l'azienda messa peggio da questo punto di vista, l'abbiamo notata questa cosa, però questi ultimi avvenimenti davvero sono inaccettabili per quanto ci riguarda e quindi abbiamo preso questa posizione, così come l'ha presa anche la nostra organizzazione, anche nei territori di Parma, di Reggio Emilia, insomma, perché il problema è ovviamente non è soltanto una questione di Piacenza, è un problema complessivo di tutta l'azienda. Il costo del board di IREN nel 2013 è pari a 1,9 milioni di euro, che diventano 3 milioni di euro se si considerano le indennità di cessazione di rapporto di lavoro, come si legge in una vostra nota, a fronte di un indebitamento aziendale di 2,5 miliardi di euro. Quindi significa che i risultati non vengono ottenuti. I risultati non vengono ottenuti, noi esprimiamo un forte disappunto rispetto alla gestione dell'azienda di questi anni e per questo nei prossimi giorni avanzeremo anche delle proposte operative, senza anticipare grandi cose, però martedì faremo una conferenza stampa come CGIL Emilia Romagna a Reggio Emilia per dare insomma, voce anche a qualche proposta nuova, perché la gestione di questa azienda così com'è lascia davvero perplessi soprattutto l'inversione di tendenza rispetto diciamo, alla vecchia gestione, quella vecchia impresa con Enia, con IREN abbiamo perso progressivamente una capacità di rappresentare il territorio, le istanze del territorio e questo è davvero un elemento su cui bisogna riflettere, quindi credo che ragionare anche di un maggior vincolo col territorio, una maggior territorialità dell'impresa IREN, almeno per i territori dell'Emilia Romagna, che sono quelli che ci interessano, per noi diventa assolutamente indispensabile, soprattutto alla luce dei risultati, quindi ne parleremo ancora nei prossimi giorni. Al momento avviene sicuramente una forte differenziazione del personale fra chi è in appalto con le cooperative, con le società esterne e chi lavora sotto IREN stesso, quindi bisognerà ragionarci attentamente e poi l'altra cosa che dobbiamo evitare è che passi in qualche modo una forma strisciante di privatizzazione dell'azienda alla luce del fatto che i conti economici dei comuni, anche a seguito dei tagli del governo, sono problemi oggettivi e grossi, però questo non può portare a una forma di privatizzazione non detta, ma nei fatti dell'azienda su cui noi ci batteremo.